Ciao, ciao a tutti, io sono Cristian Gara, sono di Monasterace, una cittadina in provincia di Reggio Calabria, nella regione italiana Calabria, quindi in Italia, e quindi è bene specificare il mio luogo dove vivo e dove faccio la mia musica. Sono un docente di strumento musicale presso l'Istituto Comprensivo Statale Aldo Moro di Guardavalle in provincia di Catanzaro, sempre nella stessa Calabria. E la mia vita è fatta di tanti colori che ovviamente non si vedono, in quanto la musica è un'arte astratta. E quindi tra musica e i respiri, che sono silenzio, c'è quella possibilità di esprimere e far esprimere. Quindi la musica è totalmente, come ben sapete, è totalmente emozione, quindi sono delle emozioni, quindi gioia, e anche dolori, riflessioni, anche un tracciare e un far comprendere agli altri il nostro percorso di vita. Quindi io ciò che insegno è la musica come libertà. La musica è libertà, l'amore è libertà, Gesù Cristo è libertà. Quindi quello che è il mio essere musicista non è altro che quello di legare il più possibile tante membra, quindi tanti uomini e donne, bambini che desiderano essere liberi nell'amore di Dio, uno e trino. La mia collaborazione con i Teatini parte ormai da 10 anni or sono, grazie alla presenza nella mia vita di padre Vincenzo Cosenza, chierico regolare, all'epoca preposito provinciale della provincia italiana del Bambin Gesù. All'epoca, grazie ai miei studi, grazie comunque a ciò che padre Vincenzo ha visto in me, ho iniziato questo percorso insieme a lui, andando su e giù da Monasterace verso Napoli e cercando pian piano di costruire una storia che già padre Vincenzo all'epoca aveva scritto, una storia che potesse funzionare per un musical, il musical sulla festa di Sant'Andrea Avellino. Ovviamente poi vi dirò perché proprio abbiamo iniziato Sant'Andrea Avellino, però questo percorso mi ha dato la possibilità di fare questa esperienza e dopo 10 anni essere contattato dal preposito generale padre Salvador Rodea Gonzales, chierico regolare, il quale mi ha detto se posso salire a Roma. Sono salito e oggi mi ritrovo direttore e collaboratore artistico dell'Ordine nella Curia Generalizia di Roma, Piazza di Doni. Ad oggi mi ritrovo a collaborare, ma più che altro ad essere dietro a un banco dove non si studia per essere, ma si studia per conoscere l'amore. E quindi credo che prima di essere uno deve conoscere, e prima di essere un cristiano che vuol essere cristiano, quindi vuol essere vicino a Cristo, ovviamente deve conoscere l'amore. E credo che con San Gaetano, il fondatore dell'Ordine dei Chierici Regolari Teatini, insieme a De Colli, insieme a Consiglieri, insieme al Carafa stesso, credo che in primis San Gaetano, fondatore dell'Ordine, come ho detto, ci dà la possibilità di seguire le sue orme, che a sua volta lui segue, che sono sempre quelle di Cristo. Quindi quello che è stato il mio percorso con i Teatini è stato proprio questo, quello di conoscere l'amore e di continuare, anche perché di conoscere non si finisce mai. Bella domanda questa. Allora partiamo subito da, secondo me, la cosa più importante. Io ho detto che sono di Monasterace, in provincia di Reggio Calabria, ormai sapete più o meno geograficamente dove mi trovo. Monasterace ha una storia veramente stupenda dal punto di vista teatino, anche se mai c'è stata una presenza lunga
di teatini sul territorio di Monasterace. Ma una cosa è certa, una cosa è che noi abbiamo oggi come patrono della nostra cittadina Sant'Andrea Bellino, chierico regolare. Sant'Andrea è stato una seconda vita dell'ordine dei chierici regolari teatini. E la cosa più strana è che prima di Sant'Andrea Bellino il patrono di Monasterace era San Gaetano Tiene, che sappiamo già chi è. Quindi praticamente abbiamo avuto due protettori della cittadina, entrambi teatini. Ovviamente la storia cita anche altri santi, ad esempio Santa Caterina da Siena, però in questa occasione focalizziamo la nostra attenzione sui due teatini, il teatino per eccellenza San Gaetano Tiene e Sant'Andrea Bellino. Nel nostro paese c'è una grande tradizione che ci lega a quest'ultimo santo, Sant'Andrea Bellino. Infatti io ho conosciuto San Gaetano grazie a questo percorso che sto facendo con l'Ordine dei Chierici Regolari Teatini. E quindi Sant'Andrea Bellino nel nostro paese è il nostro faro, il nostro faro che praticamente ci indica quale è la direzione da prendere per poter seguire sempre quelle orme che parlavo prima, le orme di Cristo. E quindi Sant'Andrea Bellino, con il suo grande carisma, ha fatto sì che un gruppo di persone, tra cui anche mio padre, hanno avuto questa scintilla, questa voglia di portare a Monasterace dei confratelli di Sant'Andrea Bellino. E quindi ci sono stati teatini come Padre Attardo, come Padre Vincenzo, come Padre Carmine, come Padre Luis, come tanti altri che sono passati da Monasterace per fare la novena a Sant'Andrea, per farci conoscere Sant'Andrea Bellino, ma principalmente per farci conoscere l'amore di Cristo attraverso la chiave di lettura dei padri teatini. Quindi in questo caso non è stato l'umano a bussare alla porta, ma è stata la porta che si è aperta, come solitamente capita con tutti quelli che vanno alla ricerca del vero amore e quindi di Cristo. Il carisma teatino credo che sia e sarà sempre attuale. È un ordine silenzioso, è un ordine pronto, è pronto a donarsi e pronto a tendere la mano. È un ordine che rivoluziona ma senza dare colpe agli altri, rivoluziona senza trovare un capro espiatorio. È un ordine che sulla base della provvidenza vive e sulla base della provvidenza ama a più non posso. Quasi quasi è una sorta di gara a chi è più umile, a chi ama di più, come è stato ormai abbastanza anni fa tra il Marinoni e Sant'Andrea Bellino. Una sorta di gara di chi è più umile, una sorta di gara di chi è più amorevole. Quindi è un'umanità questa di oggi che è molto coinvolta e molto sfrattonata dalla mondanità, dalla confusione, da tutte quelle sostanze che provocano il male di questo corpo che ci è stato donato per questo pellegrinaggio. E questo pellegrinaggio letto con la chiave di lettura dell'Ordine dei Chierici Regolari Teatini, anche andando a leggere qualche scritto degli stessi, come il combattimento spirituale di Scupoli, il percorso, il pellegrinaggio è una sorta di migliorarsi secondo dopo secondo, pensando all'oggi e pensando all'amore che noi lasciamo nel domani, perché il tempo non è dato a noi e quindi noi dobbiamo vivere l'oggi, dobbiamo amare oggi, dobbiamo amare ora, non dobbiamo rimandare, forse magari dovremmo rimandare quando vogliamo fare qualcosa di male, qualcosa di poco edificante. Quello lì però non c'entra con l'Ordine dei Chierici Regolari Teatini, perché l'Ordine dei Chierici Regolari Teatini dice ricerca per primo il Regno di Dio. Quindi noi dobbiamo ricercare per primo il Regno di Dio ora e non domani. Ma non perché non abbiamo tempo, perché dobbiamo vivere con l'ansia, ma perché prima lo troviamo,
prima troviamo noi stessi in Cristo, prima troviamo la chiave di lettura attraverso l'ordine dei chierici regolari latini, ma anche attraverso altri ordini, purché noi ricerchiamo per prima il regno di Dio. Ed è questo che dice il nostro stemma dell'ordine dei chierici regolari latini. Messaggio per i 500 anni. Credo di aver mandato già molti messaggi. 500 anni fa la prima pietra veniva messa per edificare la Basilica di San Pietro, la nuova Basilica di San Pietro, quindi non parliamo di quella costantiniana, quella che vediamo oggi. E quella che vediamo oggi è ancora in piedi, è ancora luminosa, è ancora un faro che ci illumina la via. L'ordine dei chierici regolari teatini ha avuto la possibilità di vedere quella prima pietra, ma ha avuto la possibilità, nel momento in cui veniva edificata la nuova basilica, a rivoluzionare la Chiesa. Quindi il mio messaggio per questi 500 anni: seguiamo le orme dei nostri santi teatini per entrare nelle orme di Cristo, e principalmente cerchiamo di far avvicinare i nostri fratelli, le nostre sorelle in Cristo e non, affinché loro possano entrare e vedere. Sul Vangelo c'è qualcuno che dice entra e vedi, c'è qualcuno che dice è come urlare nel deserto, c'è qualcuno che dice tanto e tanto e tanto e non sa neanche lui ciò che dice, perché la nostra fede, la nostra spiritualità teatina basata sulla provvidenza non è quello di vieni e vedi concretamente, ma ritorniamo all'aspetto astratto, ritorniamo a quella arte come la musica che aleggia tra di noi, ci accoglie, ci abbraccia come l'abbraccio materno di Maria, nostra Madre Celeste, nel nostro caso teatino, Madre della Provvidenza o della Purità. E quindi in questo 500° anno io dico: siamo liberi come la musica, aleggiamo tra di noi amandoci, e cerchiamo di essere veramente dei bei cristiani che per prima ricercano il regno di Dio. Ciao a tutti.